Apriamo la nostra puntata di Orogel News dall'azienda agricola Socia Orogel di Placussi e Pissigatti. È pronta la raccolta delle mele. Allora, a Davide Placussi chiediamo proprio che tipo di raccolta andremo ad effettuare dopo questo periodo incerto di clima. Andremo a fare la prima staccata del Fusi. Abbiamo aspettato un po' gli eventi atmosferici, la pioggia, che speriamo che non abbia portato danni, anzi ci abbia magari portato a una maggior preparazione del prodotto, colore e anche pezzatura se serviva. Ci accompagna nella nostra visita l'agronomo Stefano Nore. Lui proprio vorremmo chiedere quanto e come queste piogge possono aver influito nella produzione e nella qualità del prodotto. Sicuramente la pioggia per un prodotto invernale come la mela è una cosa buona che porta utile e qualità. È chiaro che, come tutti gli eccessi, se in maniera prolungata e esagerata, anche questo può creare dei problemi anche a livello delle mele, insomma. Un prodotto che è altamente controllato, a produzione integrata, quindi grande attenzione alla tutela dell'ambiente e alla tutela del prodotto. Certamente. Facciamo sempre lotta integrata, seguita come sempre dai tecnici e monitorata con tutti gli strumenti che abbiamo, e per avere il giusto punto per i trattamenti per quanto riguarda Carpocapsa e soprattutto Carpocapsa per quanto riguarda le mele. Vengono effettuati costanti controlli in analisi, quindi un lavoro che viene poi svolto dal laboratorio di sicurezza alimentare Sicural. Sì, cioè nella fase finale il prodotto è sempre monitorato anche nei controlli proprio a livello di prodotto di qualità, e in questo caso Sicural entra come primo protagonista per la verifica, insomma. Le verifiche sono standardizzate, è una cosa che avviene di routine, proprio perché noi amiamo garantire il prodotto che raccogliamo. E allora adesso noi ci rechiamo presso il laboratorio dove si effettuano queste analisi e queste ricerche. Sicurezza alimentare, è fondamentale effettuare tutte le analisi del caso. Esatto, Sicural, laboratorio per la sicurezza alimentare, da sempre si occupa della sicurezza per i consumatori. I consumatori sono diventati sempre più esigenti dal punto di vista proprio della salubrità e dell'attenzione che rivolgono nei confronti degli alimenti. E diciamo che la novità che Sicural presenta è quella di poter offrire un pacchetto completo, non solo le analisi di laboratorio, microbiologia, residui di pesticidi, chimica, comprese quindi anche le analisi nutrizionali, ma proprio anche un servizio di consulenza legata agli aspetti certificativi e legata anche ai nuovi regolamenti che entreranno in vigore per quanto riguarda l'etichettatura alimentare. Questo significa che per il cliente Sicural diventa un unico riferimento sia per le analisi che per la consulenza. Sicural si pone con le aziende e i suoi clienti non solo più come semplice fornitore, ma come partner per tutte quelle aziende che vogliono crescere nella sicurezza alimentare, quindi può coadiuvare le aziende e i clienti con questi nuovi pacchetti di consulenza che possono essere rivolti alle certificazioni volontarie, come può essere la BRC, come può essere l'IFS, come può essere l'HACCP, che deve essere obbligatorio per tutte le aziende che fanno alimenti, oppure può aiutare le aziende che magari nel loro organico come figure professionali non si possono permettere certi tipi di servizi, li può aiutare nella valutazione dei fornitori, negli audit ai fornitori. Mela Fuji, però esistono diverse varietà. Sì, di Fuji è il gruppo varietale. Di queste si sono differenziate praticamente due tipologie che sono legate un po' alla colorazione che assumono. Uno è colorazione diffusa, come questa, che fa parte della varietà Aztec, una dei cloni più colorati per questo tipo di tipologia, o se no del tipo striato, in cui la colorazione viene proprio legata a strisce di colore.
Perché è stata effettuata questa scelta in questa zona e con quale previsione di produzione? Lo coltiviamo per diversificare un po' le produzioni, viene dopo le varietà di pesche estive settembrine, e quindi diversificando un po' l'impegno della manodopera. È interessante anche i prezzi che si ottengono se si fanno delle produzioni adeguate, colorate, che sembrano le più richieste sul mercato. La tipologia Fusi è cresciuta negli anni, nell'ultimo decennio, ha preso una bella fetta di mercato grazie alla sua qualità, non solo per la dolcezza ma anche per l'aroma, che ha molto particolare. Ortofrutticoltura italiana molto amata all'estero, vediamo allora qual è la situazione attraverso la nostra rubrica Dati e Mercati. Per quanto riguarda le mele, Orogel Fresco ha una discreta produzione e il mercato finora è stato abbastanza ricettivo e positivo, soprattutto per la varietà Royal Gala. Attualmente stiamo ritirando le altre varietà, stiamo cominciando a commercializzare sia la Golden che il Red Chief, la Granny, e stiamo ritirando il Fusi. Le prospettive dovrebbero essere abbastanza buone per questo comparto. Stiamo commercializzando le Susine Angelè. Qui purtroppo la domanda non è ancora come speravamo, però stiamo iniziando a lavorare con i supermercati inglesi e dovremmo fare un lavoro continuativo a prezzi anche interessanti. Per quanto riguarda le pere, il mercato francese sul William è abbastanza scarso, nel senso che non c'è domanda. Per quanto riguarda invece l'abate, le prospettive dovrebbero essere interessanti, legate pur sempre alla conservazione e alla domanda del mercato stesso. Per quanto riguarda invece i frutti che andranno in questo momento in raccolta, di qui in avanti, buone prospettive dovrebbero essere per i cachi, legate anche alla scarsa produzione. Mentre per quanto riguarda il kiwi, possiamo dire che a livello nazionale la produzione dovrebbe subire un incremento di circa il 5%, con pezzature migliori rispetto allo scorso anno. Nelle ultime settimane abbiamo partecipato a due fiere internazionali, il MacFruit qui a Cesena, che è terminato l'altra settimana, e due settimane prima abbiamo partecipato al World Food Mosque. Abbiamo avuto diversi contatti con i buyer delle principali catene, con la prospettiva di fare un discreto lavoro in futuro. Il prodotto italiano è molto amato all'estero, il gruppo Orogel sta affrontando i mercati di grande rilievo. Allora noi abbiamo incontrato il direttore commerciale del gruppo Orogel Surgelati. Finalmente, dopo anni di grande lavoro, stiamo raccogliendo i primi risultati e siamo molto contenti. Abbiamo individuato la gamma di prodotti che può interessare i mercati esteri e quindi stiamo lavorando su quello. Ci siamo concentrati all'inizio con i paesi vicini, quindi Francia, Germania, Svizzera. Adesso stiamo approcciando anche mondi un po' più lontani. Stiamo cercando di trovare riscontri, soprattutto nell'area Russia, che è un mercato molto recettivo e si pensa che lo sarà sempre di più nei prossimi anni, e anche in zone ancora più lontane stiamo sviluppando un piccolo progetto in Cina dal quale ci aspettiamo qualche buon risultato. Per quanto riguarda il mercato russo, ci sono stati recentemente dei contatti, delle visite in questi paesi? Sì, noi abbiamo cercato di capire come andava il mondo del surgelato in quel paese. Paese incredibile per quelli che sono oggi le predisposizioni al consumo, c'è veramente una voglia di consumo e soprattutto un grande appeal per i prodotti italiani. Il mondo dei vegetali surgelati è un mondo ancora molto giovane, un mercato che è appena partito. Dobbiamo necessariamente trovare dei partner che facciano la parte logistica e distributiva, e quindi la prima ricerca sarà orientata a questo tipo di missione. Dopodiché approfondiremo il tema su prodotti e format di vendita. E noi abbiamo sviluppato anche in Italia tutta una serie di prodotti che vanno nella linea benessere, per esempio, che possono essere molto interessanti anche per il mercato. E poi l'area delle tipicità, i prodotti grigliati, i prodotti pastillati, gli stessi prodotti con i quali stiamo ottenendo buoni risultati anche in altri paesi. Quindi la nostra ricerca è sempre orientata a mercati di nicchia, che ci danno la possibilità anche di fare degli investimenti mirati per poter trovare business più nel futuro che nel presente.
Nuovi contatti con i mercati russi, ma conosciamoli questi mercati? Qual è la richiesta di questo paese, su quali prodotti e verso quali linee di offerte? Il mercato russo adesso del settore alimentare sta in crescita, sta crescendo molto. E sempre il consumatore fa più attenzione al prodotto italiano e made in Italy ormai si può vendere tutto. Noi come Orogel crediamo tanto nel prodotto fresco e anche nel prodotto surgelato, soprattutto di piatti tipici italiani, appunto perché trasmettono nel modo migliore l'italianità del prodotto. Per quanto riguarda il prodotto fresco, quali sono gli alimenti più amati dai russi, gli alimenti italiani più desiderati? E tradizionalmente del prodotto fresco viene esportata la frutta e lì in stagione ciliegie, peschi, nitarine assolutamente, uva. Prodotto invernale si parla dei cavolfiori, broccoli, carciofi, finocchio e anche ciliegino siciliano. Per quanto riguarda invece il prodotto surgelato, che può essere anche un prodotto con un valore aggiunto, quindi un prodotto ricettato, quali sono le richieste dei consumatori? Orogel surgelato sta aprendo ancora e sta studiando il mercato russo, sta analizzando. Abbiamo fatto la visita a Mosca, abbiamo visitato vari punti vendita, abbiamo parlato con i buyers e crediamo per il momento, però è ancora da verificare, che le ricette italiane tradizionali che il consumatore russo che viene magari anche in Italia in vacanza può trovare nei ristoranti in Italia e poi nei ristoranti italiani a Mosca, crediamo che queste linee possono essere più richieste. Si parla dei tipici piatti italiani come pasta, risotto e altro, insomma. E invece per quanto riguarda il modo di alimentarsi in Russia, l'alimentazione di questo paese, quali sono i piatti tipici e quali prodotti ortofrutticoli vengono utilizzati? In Russia tradizionalmente si mangia molte zuppe e per noi il primo sarebbe da mangiare una zuppa, soprattutto perché fa freddo e insomma si riscalda meglio così. E appunto però con Orogel surgelato abbiamo pensato che anche la linea verduriccio, le zuppe e passate di verdura possono avere il successo lì. Di solito si mangia più patate, e come si mangia in Italia la pasta, per noi le patate accompagnano quasi tutti i piatti, mettono nelle zuppe sia come il contorno. E poi i cavoli, sia cavolfiore, broccolo, che sono diciamo cavoli tradizionali italiani, sia cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso, che si coltiva molto anche in Russia. Il melo, per quanto riguarda l'innovazione varietale, verso quali varietà e verso quali proposte si sta spostando? La nuova frontiera è proprio quella, già ad oggi iniziano a presentarsi sul mercato varietà molto interessanti, di quelle a articolatura resistente. Ultime di questo periodo ci sono varietà che assomigliano al prodotto Fuji, anche se hanno magari sapori un po' diversi, fra cui la Fusion, che viene raccolta proprio anche lei in questi giorni. Usciamo da una fiera internazionale dedicata all'ortofrutta, che è il Macfruit. Tanto sono state le proposte nello specifico per gli agricoltori, quindi si parla di nuovi impianti, nuove proposte dal noce al melograno, alle nuove varietà di ciliegie, di pere e quant'altro. Quanta recettività da parte degli agricoltori? Da parte degli agricoltori è massima, perché per loro rappresenta il futuro, rappresenta investire in quell'aspetto che può dargli sostegno economico, di riuscire a chiudere a bilancio positivo l'azienda. Quindi su quello c'è la massima attenzione. È chiaro che fare un investimento frutticolo non significa fare un investimento che è di breve durata, ma che ha una ripercussione di 10, 12, 15 e più anni. E quindi oculato è la scelta, per quello c'è la massima attenzione nel capire, nel vedere, nel controllare quali siano le scelte migliori per la propria azienda. E qui chiudiamo la nostra puntata di Orogel News e vi diamo appuntamento la prossima settimana.